Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Nel video di oggi vi porterò nella mia prima gara a trotare. È stata una gara un po' goliardica, possiamo dire, il perché ve lo andrò a spiegare tra poco, dopo la sigla. Dunque, prima di perdere troppo tempo, vi ricordo di lasciare like, condividete il video, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. Mi raccomando, superiamo i 150 like per questo video. Quindi dateci sotto perché è gratis, vi ricordo, non dovete pagare nulla. Questa è la mia prima gara a trotare, come dicevo prima, però magari si potrebbe fare qualcos'altro, qualche altra gara, ovviamente non a livelli altissimi perché non ho modo di fare tanta pratica, però magari ci potrebbe essere qualche altra wildcard. Vi ricordo di guardare qua sotto in descrizione che ci sono dei link che vi possono esservi utili e anche di passare ai miei social, soprattutto Instagram, che sto caricando un po' di roba interessante. Dunque direi di non perdere altro tempo e via con la sigla! Dunque ragazzi, approfitto di queste prime riprese perché le prime due sessioni di gara, non so perché la GoPro è andata in foto, ho tre foto, non so come mai, e di solito dovrebbe partire in video, ma vabbè, saltiamo il tutto, intanto abbiamo delle riprese esterne, vi faccio un po' il punto della situazione. Goliardica perché, dicevo, perché sono... allora... mi sono svegliato alle 5 e mezza, contate, però sono andato a letto alle 4 perché ero andato fuori. E quindi, con un'ora e mezza di sonno, senza aver toccato mai una canna da trottare da mesi, non aver fatto nessun riscaldamento, diciamo, e senza aver mai fatto una gara, quindi io sono arrivato là e ho scoperto praticamente il regolamento in via di sviluppo della gara, insieme a tanti spoon. Con la nuova Seika Box ho avuto modo di provarli Shinto, che sono delle canne che stanno sulla fascia media e sono tanta tanta roba. Da amante del trecciato sicuramente, averlo provato con il nylon mi ha cambiato tutto, perché comunque adesso ho capito che nel trottare io adesso voglio solo nylon, perché mi sono trovato molto meglio col nylon che col trecciato. Avevo una risposta migliore e slamavo molti meno pesci, quindi io davanti al trecciato non l'avrei mai detto, però trottaria, nylon 100%. È stata una giornata di scoperte. No, porco di... pesce.
Ce l'avevo davanti che mi è inseguita là. Vi spiego un attimo il regolamento del Trautaria. Allora, ci sono vari turni e varie postazioni. Ti viene data, in questo caso era coppia tra l'altro, perché era il Tubertini Day e sono stato invitato. Qui con me c'è Carlo Filoni, responsabile della Seika. Il regolamento funziona che ti viene dato una postazione, che può essere tipo l'8, l'8 va dall'8 al 9, e gareggi contro quelli che va 9-10 o 7-8, il numero 7 che va dal 7 all'8. Il giudice è un altro concorrente, quindi rende le cose più o meno bilanciate, perché comunque non puoi fare favoritismi, perché magari c'è gente che non conosci. Cosa molto figa dalla mia parte, e in questa sessione ho capito veramente lo spirito Trautaria, perché far Trautaria normalmente, così andare a lanciare in un laghetto così, è una cosa, però Trautaria si vede proprio che è fatto per le gare, perché farlo in gara è tutta un'altra storia. Quindi, se avete modo di provare anche una garetta semplice, tipo questa, andate a provare perché cambia completamente la pesca. Altra cosa molto importante, se volete iniziare a pescare a Trautaria con poco budget, vi consiglio l'Escinto, che quelle che mi sono trovato meglio, tra l'altro, sono le versioni più lunghe, ovvero la 6,2 e la 6,4. Quelle con il casting fino a 4 grammi o 6 grammi, adesso non mi ricordo. Cioè, le utilizzavo entrambe, erano quelle che mi trovavo meglio, col nylon. Un nylon 2000. Comunque, ragazzi, vi ricordo di mettere like qua sotto, che aiuta il video. E aiutate anche me. Sì, dal 10 all'11, sì. Sbaglio, loro stavano sullo scuro naturale. Sbaglio, loro stavano sullo scuro naturale. Cazzo. Questo. Basta, cane morbido. Pesce. Carlo, 1,8 penso nero, nero marrone. No, è per dirti. Pesce. Eccolo. Cambio. Eccolo qua. 2-1.
Pesce. Pesce. Bravo. No, oh, cazzo. Buona. Già fuori merito. No, ma stai che la prendo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 2. 5 ragazzi, fermo io? Sì, guarda, io pescavo con questo, ne ho avuto un sacco. Fermo, no, 5, eh? 5. Bello, posso metterlo via allora? Via, settimo turno. 5, via. Porco cane. È iniziato il turno, è iniziato il vento. Dai. Ecco. Filoni. Filoni. Sì. E cos'era? Quelle grosse ci sono qua. Buona, bravo. 4-2 per Zanetti. Cambiamo in una. Filoni. E quella che mi sono avanti non è stata fatta. Ah sì, no. Pesce? No. Parziale? 谢谢
Pesce. E molla. Ok. Sei, cinque, quattro, tre, due, uno, fine, sei, uno. È venuto alla cerca. Prendigli adesso, avevo detto, cazzo. Sì. Avevo capito che si faceva da giudice questa. Per quello di buono. Vuoi aggiare? Va bene. Buona. Vuoi risposta all'acqua? Sì. Bravi. Abbiamo messo un po' per strada, Samu, eh? Per l'occhio io, tra l'altro. Sì. Ah, sì, no. Ci ha arrivato la fatica che è la mano a mano.
Vai. Dunque ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, gli ultimi round ve li ho tagliati perché comunque era già un video lungo, spero vi sia piaciuto tanto, ricordo di guardare qua sotto in descrizione, se ci sono altre domande fatemele qua sotto nei commenti, dunque per questo video è tutto, ciao a tutti!